Ho un sogno, sì, ho un sogno. Siamo a 625 iscritti al canale in questo momento, mentre sto registrando, e il mio sogno sarebbe quello di arrivare a 1000 entro i primi di gennaio, cioè entro l'anno nuovo. Sarebbe proprio una cosa wow, sarebbe proprio un obiettivo realizzato. Quindi, se vuoi aiutarmi in questa cosa, iscriviti al canale, metti la campanella, e poi se vuoi consigliare a qualche amico, non so, condividi i video che ti piacciono di più sui social, commenta se c'è qualcosa che non ti piace, così capisco cosa ti piace, quindi farò video sempre più adeguati. Sono a servizio del popolo. Aspiranti fotografi, oggi parliamo di un argomento delicato ma importantissimo. 4 cose gratis che ti permetteranno di fare il salto di qualità da principiante a professionista. E ti garantisco che queste 4 cose, nonostante siano gratis, tantissimi professionisti non le hanno. Quindi partiamo subito. La prima cosa gratis è la puntualità. Troppo spesso è sottovalutata la puntualità. Essere puntuali non vuol dire arrivare in orario, vuol dire arrivare 5-10 minuti prima. E vi parla una persona che nella vita privata non è proprio puntualissimo. Però sul lavoro ho dovuto cambiare modo di vedere le cose. Non potevo arrivare in ritardo, anche solo di 5 minuti comunque è sgradevole. Arrivare giusto ci sta, ma quando arrivi 5 minuti prima c'è una magia. La percezione che hanno di te le persone quando tu arrivi puntuale fa tutta la differenza del mondo. Pensa quanto è scomodo quando tu stai aspettando una persona e questa arriva con 10-15 minuti di ritardo, anche 5 alle volte, nonostante non sia un grossissimo problema, però comunque c'è quel semino che dice ah, però. Invece se riuscirai ad arrivare puntuale a tutti i tuoi appuntamenti, ti creerai una reputazione di un professionista, di una persona che ci tiene al tempo degli altri, e questo farà un'assoluta differenza quando loro dovranno scegliere se chiamare te o chiamare un'altra persona che magari anche è leggermente più bravo di te, ma non è puntuale. La puntualità ripaga. Un metodo che io ho utilizzato per arrivare puntuale agli appuntamenti, nonostante appunto io abbia un'indole un po' sovversiva, è quello di scrivermi sull'agenda se ho un appuntamento alle 4:30, io sull'agenda scrivo 4:15 e faccio di tutto per essere lì alle 4:15. Così se arrivo alle 4:15 sono felice e contento, comunque un quarto d'ora per fare le mie cose, magari riflettere sull'appuntamento, farmi vedere che sono pronto, prepararmi. Se invece arrivo con anche 5 minuti di ritardo, sono comunque con 10 minuti di anticipo. Se poi tu non vuoi perdere tempo perché arrivare in anticipo per te è una cosa scocciante, bene, portati un libro. Riempiti il tempo, però arriva prima. Seconda cosa che ti farà fare il salto di qualità: la precisione. Quando hai accordato qualcosa con un cliente, non essere vago né fumoso, perché quello che per te potrebbe essere sì, ti consegnerò tante foto, per un'altra persona il tante foto potrebbe voler dire tutt'altra cosa da quello che tu hai in mente. Perciò sii molto preciso quando parli con le persone, sia per decidere un appuntamento sia per decidere il lavoro che dovrai consegnare. Una regola d'oro l'ho imparata in un libro di cui adesso non ricordo il nome, e dice: tutto quello che non ci sta nella carriola va ben definito. Cosa vuol dire sta nella carriola? Se noi diciamo 100 foto, a livello ideale 100 foto ci stanno in una carriola, ma se io ti dico tante foto, troppe foto, poche foto, non ci sta nella carriola, perché non è ben definita la quantità. Quando fai una proposta, quando stai gestendo qualcosa con un cliente, ricordati sempre di pensare: ci sta nella carriola? Se ci sta, perfetto. Se non ci sta, fai delle domande, cerca di definire meglio, ma vai a casa con le idee chiare e ovviamente poi rispetta i patti che sono stati presi. Questa piccola accortezza farà sì che tu possa affrontare tutto con molte meno problematiche, con molto meno tempo investito, e tutto scorrerà in modo molto più liscio. Provare per credere. Terza cosa assolutamente importante: la velocità. Quando parlo di velocità in due contesti diversi. Una è sul lavoro, l'altra è la velocità di consegna. Ti spiego. Quando sei sul lavoro, sii presente sul lavoro, non perdere tempo, fai quel che devi fare e fallo bene. Fatti vedere che sei una persona dinamica, se c'è un momento buco, chiedi se puoi fare qualcosa per aiutare le persone. È vero, non sei lì per fare cose che non ti riguardano, però è anche vero che se ti rendi disponibile, quella persona vedrà che sei una persona attenta a non perdere tempo. Se invece ad ogni momento libero tiri fuori il cellulare per rispondere a un messaggio, fare una chiamata, andare su Instagram, le persone ti guarderanno con sospetto, nonostante tu abbia fatto tutto quello che dovevi fare. In ogni caso non è una bella sensazione. Perciò sii presente, fai le cose che devi fare, falle in fretta, ovviamente però falle bene. Per quanto riguarda invece il secondo lato della velocità, secondo me la velocità di consegna è una delle altre cose che ti faranno fare un salto di qualità. Questo l'ho imparato lavorando in discoteca, dove quando tu fai le foto ovviamente vanno consegnate il giorno dopo, al massimo 2, ma proprio al massimo. Addirittura a certe volte mi facevano lavorare fino alle 4 di mattina e volevano le foto consegnate al pomeriggio alle 3 del giorno dopo.
poco. Questo vuol dire consegnare in modo veloce, forse anche troppo veloce. Ma il punto è questo: vedo tantissimi fotografi che consegnano le foto dopo tanto tanto tempo, dopo tanti tanti mesi. E ci sta in alcuni contesti, perché ogni lavoro è un po' diverso. Per esempio, nel contesto dei matrimoni non puoi sperare di consegnare le foto una settimana dopo il matrimonio. Però anche un anno mi sembra troppo eccessivo comunque. Magari per consegnare i provini potresti metterci dai 3 ai 6 mesi in base al volume di lavoro che hai. Se invece per esempio hai fatto un servizio con una persona, secondo me un tempo giusto potrebbe essere una settimana, 10 giorni, 2 al massimo. Ma non far passare troppo tempo, perché più velocemente consegnerai il tuo lavoro, più la gente lo apprezzerà. Questo è un dato di fatto: più sei veloce, più sarai apprezzato. E anche questa cosa farà tutta la differenza del mondo, garantito al 100%. Quarto punto importantissimo! Il quarto punto penso che sia anche il più delicato, ed è per questo che l'ho tenuto per ultimo: è la correttezza. Correttezza nei confronti dei tuoi collaboratori, correttezza nei confronti delle persone che ti danno un lavoro, correttezza nei confronti di tutte le persone con le quali hai un rapporto o con le quali andrai a collaborare. Alle volte ci sono dei contesti in cui sarebbe più conveniente fare in un modo piuttosto che in un altro. Intendo dire più conveniente per te. Però ti garantisco che sul lungo termine, se tu avrai sempre in mente di fare il meglio per il tuo cliente e di farlo nel modo più corretto possibile, ti ripagherà molto di più che farlo in modo scorretto o anche poco scorretto per darti un beneficio immediato. Bisogna sviluppare la capacità di non pensare al beneficio immediato, ma di pensare al beneficio a lungo termine, di guardare sempre tutto nel rispetto del cliente, cercando di essere il più corretto possibile sempre. È una linea sottile, perché a volte poi si cade nel fare tutto quello che ci dicono gli altri per cercare di non deluderli. Non sto dicendo questo. Sto dicendo però che tutto deve sempre basarsi su una forte base etica. Se hai patuito una cosa, rispettare quella cosa. Anche se ti sei reso conto di aver sbagliato, perché ci sta, alle volte tu fai un preventivo e ti rendi conto che lo sforzo che hai fatto non vale i soldi che hai preventivato di dover prendere. Però il punto è che l'errore l'hai fatto tu, e quindi la correttezza sta nel fatto di rispettare il tuo lavoro, rispettare il preventivo che è stato fatto. La volta successiva magari lo cambi e va benissimo, ma se per esempio hai dato la tua parola, rispettala, perché è correttezza, è coerente con gli accordi presi e con l'idea della persona che gli altri si faranno di te. Non c'è niente che ti ripagherà di più della tua reputazione. Ricordati che anche se sei un neofita, la tua reputazione è tutto quello che hai fin dall'inizio. E al contrario, puoi anche essere il fotografo più bravo del mondo, ma se hai una brutta reputazione, purtroppo lavorerai sempre meno, fino a non lavorare più. Quindi mi raccomando, sii coerente e corretto. Detto questo, aspiranti fotografi, ecco qui le 4 cose gratis che ti renderanno un professionista, e se starai attento a questi punti avrai una carriera florida. Ovviamente poi dovrai fare tante foto, studiare tecniche e fare tutte le altre cose. Fammi sapere se ti è piaciuto questo video con un commento qua sotto, e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video. Noi ci vediamo settimana prossima su questo canale, anche se io sarò alle isole Egadi, poi ve ne parlerò.